Ciao, eccoci con una nuova puntata del TG 10 Milan Inside. Questa domenica hanno portato novità sul tema dei giocatori in uscita, in particolare Origi e Ballo-Touré, i quali non si stanno nemmeno allenando a Milanello, non sono stati riscattati dalle squadre inglesi presso le quali erano stati mandati in prestito. Per i due giocatori che sono fuori dal progetto di Fonseca non vi sono però ancora state offerte. Invece per Marco Nasti, centravanti appena ritornato dal prestito al Cosenza, si ipotizza una soluzione in prestito che non si è ancora concretizzata. Per Calabria continua la trattativa per il rinnovo. Al terzino destro mancherebbe meno di un anno alla scadenza del contratto, ma sarebbe intenzionato a siglarne uno nuovo. Questa mattina a Milanello si è disputata l'amichevole tra il Milan Futuro e il Civitavecchia Calcio, squadra bresciana di Serie D. Ricordiamo che Milan Futuro è la squadra allenata da Daniele Bonera, dedicata alla formazione e preparazione di giovani giocatori per un loro futuro ingresso in prima squadra. Tra i giocatori parte del progetto leggiamo infatti i nomi di Camarda e Zeroli. Il match si è concluso 6-0, si segnala una tripletta di Alesi, lasciando inviolata la porta del Milan. Si avvicina l'amichevole contro il Barcellona, programmata per mercoledì allo stadio di Baltimora. In questa occasione dovrebbe fare la sua prima apparizione Rafael Leão. Probabilmente l'ala portoghese partirà dalla panchina. Per questo weekend è tutto. Come sempre, lasciatemi i vostri pareri nei commenti e vi saluto.